baby, here I am. I don't give a damn, cause I entertain them. Got a mic in my left and a honey in my right, and that is enough to make the vibe chill tight. I feel so good to bring my swing into your neighborhood. I'm so swinging fine. Funky as I am, ain't the weather tonight. Baby, show me 1 + 1 = 2. Show me all the things that you can do. Show me that you need me, show me that you love me. Baby, show me 1 + 1 = 2. Baby, show me 1 + 1 = 2. Show me all the things that you can do. Show me that you breathe me, show me that you hug me. Baby, show me 1 + 1 = 2. To count on me, be my beauty on TV, so get out and set me free. I make you understand, you're my woman, I'm your man. And if it takes it all, I do all that I can. You're my number one, and not my number five. So please baby, come. Please baby, come. Eccola Elisabetta, eccomi. Questo è l'inizio della trasmissione, Elisabetta. Ah, quindi è una bella responsabilità. Sì, sì, bene. Sì. Elisabetta, da 1 a 10 quanto ti piaci? sto scherzando, non ti farei mai una domanda così imbarazzante. Senti, noi cominciamo la puntata con te, perché ovviamente sì. Poi nel corso della puntata darà il meglio di te, no? Perché certo. Finalmente canterà, Elisabetta. Sì. Canterà un pezzo mai cantato. E mai scritto, mai composto. Scritto, proprio. Che ancora gira nell'etere, nell'aria. Senti, però tu canti comunque, vabbè, noi oggi ovviamente vedremo il coro, quello che tu hai fatto a Spoleto, però tu vai in giro come una trottola. Un po' tipo Napoli il primo fine settimana di giugno. E quello ancora dopo sarò a Roma per un Requiem di Mozart. Poi farò un concerto con Egidio Flamini. No, preciso, sì, durante il Festival dei Due Mondi faremo, vabbè, Egidio farà una rassegna, in mezzo ci metterà anche un concerto nostro. Poi cioè, finalmente Elisabetta debutta al Festival dei Due Mondi. No, ma io ho già cantato al Festival, vabbè, arrivi sempre tardi. Quando ti buttasti? Mi buttai la prima volta. Che eri piccolissima, sì. Così. Perché adesso sono tanto io. Veramente. Facciamo tutta la puntata, sennò qui io e te, Allora andiamo con tanti come gli Ultras. Tanti auguri a te, vero? Vai, comincia. Tanti auguri a te. Oh no, ma sei riuscito a farmi cantare. Ti ho fatto cantare. Questo veramente succederà di tutto. Proprio. Andiamo a vederla. Un programma in collaborazione con Farmacia Scoccianti. I virus hanno le ore contate. Eurobusiness. Il vostro migliore affare è venirci a trovare. Ruzzoline for Fitness. Muoviti e cambia il mondo. Tecno Car Trailers, una storia di successo dal 1986. Adesso facciamo un salto nel saggio della scuola di danza classica e moderna Arabesque di Spoleto, che ha realizzato il saggio dal titolo Mestieri tra lavoro e passione. È stato realizzato il 17 maggio e anche lì abbiamo dei piccoli contributi che vogliamo regalarvi di questo balletto, che è stato curato dall'insegnante Arianna Patito. Ecco, le musiche sono di Joseph Bayer e quindi ci vediamo queste piccolissime danzatrici molto molto brave, e così diamo un po' un occhio a quello che è il mese di maggio, di solito che è così foriero di questi grandi avvenimenti, dei saggi, delle scuole di musica, di danza, di ginnastica, di tutti gli sport che spesso utilizzano questo mezzo, così per salutare i propri sia
diciamo, genitori dei propri atleti, ginnasti, danzatori e via scorrendo. Quindi adesso vediamoci questo piccolissimo contributo di questo saggio dell'Arabesque di Spoleto. Allora, vi ricordate qualche puntata fa c'era un vento strepitoso e noi vi dicemmo
che si rimuoveva qualcosa in quest'area. Questa qui è la diciamo zona di fabbreria alla periferia di Cortaccione, chiamiamo così, dall'altro lato insomma della statale, e siamo in quella che venne chiamata con tanta enfasi l'area commerciale Il Querceto. Con Giovanni diciamo, ma il Cerqueto, no, Cerqua, diciamo noi, no, ci senti Cerqua, quindi Il Querceto. Allora, che cosa vi stiamo facendo vedere? Che in realtà è stato ripulito il piano, era tutto pieno di serpaglie, non è che adesso sia il giardino dell'Eden, però insomma c'è stato qualcosa, come diceva Galileo Galilei, eppur si muove. Allora, in quel caso lì noi dicemmo che appunto ricominciavano queste voci sul fatto che in teoria le concessioni per poter edificare qui non erano state, cioè la richiesta di autorizzazioni non erano state archiviate, quindi nonostante fossero passati più o meno 10 anni, diciamo che queste ditte si erano tenute la porta aperta per poter intervenire. E ripeto, da quello che è l'unica cosa che abbiamo visto, non oggi perché è stato fatto qualche tempo fa, la ripulitura dell'erba, diciamo, di queste serpaglie che si sono create nel frattempo. Noi ve lo facciamo vedere, sempre ancora senza fonti ufficiali, come per dire, eppur si sente qualcosa. E ecco, noi ve lo facciamo vedere, poi se sono rose fioriranno, se sono sterpe risterpiranno. E per adesso questo è tutto dalla zona della fabbria, la ricca e opulenta zona commerciale del Querceto. Allora, un'altra segnalazione riguarda questo incrocio, che è l'incrocio croce strada, viene chiamato proprio perché vedete è una strada proprio che incrocia a T. E siamo sempre nella zona che gira, vedete, verso Bazzano, cioè l'insegna, dopo la riprendiamo meglio. Allora, qual è la segnalazione? È il fatto che con l'erba alta, uno nella posizione dove siamo noi, o questa macchina Panda che avete visto adesso, non vede le macchine che vengono alla sua sinistra, quindi deve fare molta attenzione e piano piano appoggiare, entrare dentro la carreggiata per vedere se arriva nessuno, perché con l'erba alta che sta guardando Giovanni la macchina non si vede. Ecco, si vede in questo punto, forse ancora no, vede? Ecco, si vede da qui, e qui noi siamo già dentro la carreggiata, molto dentro la carreggiata. Quindi qual è la segnalazione che ci è stata fatta? Quella appunto di poter tagliare l'erba, non soltanto i 10 centimetri che sono stati, ma il mezzo metro che è stato tagliato proprio a bordo strada, ma di andare leggermente più dentro, almeno un altro paio di metri, per evitare appunto che, cioè per poter scoprire l'incrocio. Ecco, un'altra segnalazione che ci è stata fatta sempre in questo incrocio, che ormai non c'è più la segnalazione a terra, e quindi ancora per diciamo gli automobilisti, che vi assicuro sono tanti perché siamo qui da 10 minuti e sono passate tantissime macchine, devono fare un po' a occhio, quindi aggiustarsi un po' alla meglio. Ecco, questa qui è la segnalazione che facciamo. Siamo in linea d'aria a poca distanza dai semafori di Oriolo, quindi diciamo che è una zona un po' che avrebbe bisogno di una manutenzione piuttosto importante, cosa che da quello che ci dicono appunto i residenti invece non avviene. Ecco, noi abbiamo segnalato anche quindi questa problematicità, che ovviamente si verifica in maniera particolare quando insomma è questo momento dell'anno in cui l'erba comincia ad alzarsi in maniera forte, poi soprattutto col tempo in questi giorni che piove spessissimo, e quindi chiediamo a chi di dovere di poter venire qui intanto a tagliare l'erba e poi ecco da ripristinare anche la segnaletica a terra. Eurobusiness, tanti, tantissimi elettrodomestici, tanta qualità, tanta scelta, una grande esposizione. Sempre con la proverbiale convenienza di Eurobusiness. Eurobusiness e Umbria Mobili. La pacchia non finisce mai.
Farmacia Scoccianti, salute e benessere. Prodotti per celiaci, calzature comfort. Farmacia Scoccianti, abbiamo cura di te. Eurobusiness, nuovo settore biancheria, piumoni, lenzuola, tendaggi, tappeti, spugne da bagno, nuovo reparto intimo uomo-donna, nuovo settore illuminazione, fari e lampadari a LED per interno ed esterno, tutto per la casa ed il fai da te. Eurobusiness, aperto tutti i giorni. Centro estetico Beauty Comfort, trattamenti personalizzati viso e corpo, tatuaggi, cura e design delle unghie, trucco semipermanente, prodotti professionali per la bellezza e il benessere. Beauty Comfort, con noi accenderai il tuo fascino. Da Moreno brum brum Broglioni, per fare più strada brum. Impianti GPL a partire da 555 euro. Tutto compreso. Vieni a trovarci, Officina Broglioni Moreno. Crilù, tessuti e complementi d'arredo, tendaggi, tovagliati, biancheria, salotti. Crilù è selezione dei materiali, progettazione, esecuzione e posa in opera. Abiti su misura con splendidi tessuti. Vi aspettiamo per un preventivo gratuito e senza impegno. Crilù. Al centro del colore, con i consigli di Novella, la casa diventa più bella. Aleo Immobiliare, un personaggio che dà molta fiducia. Se compri, se vendi. Aleo Immobiliare, buonasera. Se l'agenzia immobiliare Aleo vi contatterà, sarà sicuramente per un'ottima proposta. Che belle case, ma chissà quanto costano. Ricorda, oggi le case costano meno di quello che pensi. Tecnocar Trailers, una storia di successo dal 1986. Nella giungla delle cancellerie c'è il Re Leone in Viale Marconi davanti al Sacro Cuore. Libri di testo, articoli da regalo, artigianato italiano, baby moto in legni naturali e colori atossici, sigarette elettroniche, stampa da file, servizio fax, fotocopie e timbri. Scegli il Re Leone. Muoviti e cambia il mondo, e questo è un po' il mio slogan, e anche quello di provare a sentire il proprio corpo. Tramite quello riusciamo a percepire quello di cui abbiamo bisogno. Ferroni Auto, zona industriale Castelritaldi e Madonna di Lugo Spoleto. Usato plurimarche, concessionaria Fiat Lancia. L'esperienza di chi di auto se ne intende. Ferroni Auto, lasciati guidare. Rosella Abbigliamento, abbigliamento uomo, donna, bambino, abiti da cerimonia, intimo, accessori, abbigliamento classico, sportivo e giovane. Vestiamo anche i bambini da 0 a 16 anni. Rosella Abbigliamento, se quello che cerchi non lo trovi qui, non esiste. Chi sarà, chi non sarà? Ma è lei, Elisabetta Pallucchi. Buonasera. Allora, Elisabetta, cominciamo con questa canzone, vai, pronta? River. Guarda, mi mancano le voci maschili nel coro. Ma io non ho la voce maschile, ho una voce proprio fina. Subito ti scritturo. Mi scritturi? Se facciamo Jesus Sky Superstar lo faccio. Io faccio quella voce bassissima. Quale fai? Che vuoi fare? Fa? Must die, this Jesus must die. Ah, meglio. È quella qui. Allora, però, non tergiversiamo, no, infatti, perché ti abbiamo disturbato qui.
perché a casa noi... mia, perché ci avete preso gusto, no? Due sì, volte. Sì, è vero, guarda, lo diciamo con tanta felicità, perché è veramente un bellissimo posto, accogliente. Avevo la caldaia rotta. È vero, è sempre freddo. Sempre freddo. Che c'hai di rotta adesso? Adesso per ora niente. Funziona tutto? Funziona tutto, speriamo. Oh, però succede che invece a noi non ha funzionato benissimo tutta l'attrezzatura che abbiamo fatto per l'intervista. Era a caldo. Tanto carina, a caldo. Tanto carina. È vero, però tu sei comunque sempre molto carina, per quello ne farei un'altra anche altrettanto carina. Allora, parliamo di questo coro. Sì. Quindi ritorno indietro, sì. Sei a più o meno alle 6 e qualcosa di domenica. Sabato 25 maggio. Ma l'hai fatto fuori il sabato pomeriggio. Sì. E la scuola comunale di musica Onofri di Spoleto ha fatto il saggio finale, insomma, e fra le varie classi c'era la mia classe, che è la classe di attività corali, che conta ben 26 elementi quest'anno, e sono, no, veramente, guarda, poi tra l'altro domenica sono andata alla Manzoni per votare e ho buttato lo sguardo. Sì, certo, ho buttato lo sguardo sul cortile, no? Quindi quasi mi sono un po' commossa, perché è finito e mi sono rivista un po' tutti i miei alunni che entravano, sono alunni insomma dai 40 ai 70, agli 80 anni. E insomma mi sono un po'... No, volevo dire che ogni volta mi sembrava un miracolo che queste 26 persone si riunissero per fare lezione, no? Però tu fai tanto per così, cantare. Così c'è la romantica, eccetera, però alla fine una te la sei fallita l'altra volta. Ti ricordi chi è? Sì, Enrica Picci, perché ho... Sì, infatti, sì, perché alla fine ho presentato tutti i coristi e ho dimenticato un soprano, Enrica Picci, quindi grazie per avermelo ricordato. Perché mi ricordavo questa cosa, l'abbiamo fatta benissimo, ripeto, l'audio non era quello che era, la location neanche, quindi abbiamo fatto tutto. Però adesso introduciamo il primo brano che sentiamo. Adesso con le immagini ritorniamo invece al Teatro Nuovo. Ok, quindi Moon River, noi allora abbiamo fatto 5 brani, e 4 dei quali tratti da colonne sonore molto famose. Abbiamo aperto con Moon River, che è all'interno del film La colazione da Tiffany. C'era sempre Giovanni da Tiffany. Ah sì, c'era sempre. Sì, sì. Ah. Vediamoci il coro. Bravissima maestra, ma anche insomma maestro, non si dice maestra. Guarda. Oh, adesso invece? Allora, l'altro brano, Over the Rainbow, è sempre una colonna sonora, Il Mago di Oz, famosissimo, è anche rivisitato, in mille modi, sì, noi abbiamo fatto una versione a 3 voci, accompagnati da maestro Colabella, la chitarra, è stato molto... Ha funzionato questo benissimo accoppiamento? Vediamo. Sì. It's been no.
adesso diciamo quasi concludendo, perché sì, poi dopo tu l'hai lasciato quasi come fosse un gran sì, finale, uno specialone, sì. Che c'è Mamma Mia? Mamma Mia non ha bisogno di presentazioni, Abba, sì, ci siamo molto divertiti a montare questo pezzo. Sì, un po' meno Gillo Flamini gli è partito il leggio a metà sì, strada. Sì, è caduto il leggio. Però dopo l'ha recuperato la grande. Sì, abbiamo ricominciato. A voi. Adesso, gran finale, una cosa che mi ha un po' colpito perché tu hai detto che non c'è mai una tua performance, c'era senza sì, una canzone sì, di sono un po' di anni, André. Sono un po' di anni che insomma metto sempre almeno un brano di Fabrizio De André quando lavoro con questo coro e quest'anno Bocca di Rosa, vabbè insomma era una ricorrenza particolare, vent'anni certo, dalla scomparsa, quindi mi è piaciuto mettere un brano che fosse anche a suo, insomma no, che lui stesso dice essere amava uno dei più, molto, sì, certo, dei più rappresentativi insomma della sua carriera, quindi Bocca di Rosa per coro e tre voci e pianoforte. Grazie tanto perché no, ci hai fatto rivivere questo spettacolarissimo concerto. Senti, tu durante le presentazioni hai detto che auguri a tutte le persone di poter fare almeno una volta parte di un coro. Ecco, perché? Sì, perché, perché, perché è un'esperienza che appaga sotto tanti punti di vista. Innanzitutto si fa musica insieme senza dover avere per forza competenze tecniche stratosferiche, insomma, quindi cantare, la voce, tutti abbiamo la voce, tutti possiamo cantare. Certo. Nel coro ci si sostiene, quindi anche se la parte non la sappiamo proprio benissimo, comunque ci sono gli altri del gruppo che danno una mano e poi comunque diventa veramente una sorta di famiglia, uso una parola grande, però è così, perché poi ci si sente, se qualcuno comunque ha un problema lo affrontate insieme, ma anche se non lo affrontiamo comunque ci siamo, cioè ci siamo, quindi il calore e l'energia passa anche se magari uno
giorno non è che racconta proprio cosa sta succedendo, però insomma. Cioè, ecco, tu hai detto, per questo mi sei detto fuori dalle quinte, non dovrei far dire una cosa. Vediamo. Che è avuto un anno difficile. Sì. Lo vuoi sì. dire? Sì, non è stato. Questa cosa ti ha aiutato molto. Sì, è stato sicuramente una delle motivazioni che mi ha comunque aiutato a così un po' a andare che non è avanti, poco, che non è poco affatto. Nonostante affatto. Siano elementi tipo carnevale, di questi elementi di abbiamo i tre tenori e le due colonne, abbiamo cinque uomini che veramente sono eccezionali. Benissimo. Tutti, comunque anche le donne, a tutte. Ecco, uno per uno, veramente. Fare sono... cose di genere, per cui da una botta al cerchio e una botta. Va bene, Sabetta, vi ringrazio io per l'attenzione e l'affetto che dimostrate verso questa realtà, grazie veramente. Senti, a Caldaia dobbiamo aggiustare la Caldaia sta di là, adesso andiamo subito, arrivederci. Ci ricolleghiamo a questo momento difficile per tutto il mondo, cioè quello dei cambiamenti climatici. Ecco, come vedete siamo qui nel parcheggio davanti alla stazione Giro della Spoleto Norcia e tutto quel blocco di ghiaccio che è stato qui quest'inverno è completamente sciolto. Come vedete anche qui a Spoleto i ghiacciai si sono sciolti. Ma a parte queste cose tipicamente della trasmissione, invece siamo qui in realtà per farvi vedere, per portare alla ribalta una segnalazione che ci hanno fatto pochi minuti fa, ovvero di questa parte qui, che noi in dialetto chiamiamo riva, ma non sappiamo l'italiano, sponda forse, oppure diciamo crinale, un leggero dislivello, insomma, che è stata quella stradina che invece diceva Giovanni viene abbastanza frequentata. E questa proprio parte che delimita il parcheggio, ecco, praticamente infestata da queste piante che da molto tempo non vengono tagliate. In effetti sono arbusti abbastanza così datati, questi che vediamo un pochino più grandi. Quindi diciamo, ecco, la nostra segnalazione è quella di dare una ripulita a questa zona che poi sappiamo sarà oggetto, come abbiamo visto, della prossima area camper e forse magari lì sicuramente ci saranno 4 lire in più per fare questo lavoro. Comunque intanto noi lo segnaliamo, magari dal comune di Spoleto hanno la possibilità di mandare una squadra che viene qui e dà una ripulita a questa zona qui, che probabilmente più avanti poi ci raccontavano ci sono anche delle cose buttate là e non belle da vedersi. Comunque la segnalazione è questa. Siamo qui, anche se piove, al comunale di Castellabruna, giusto? Labruna di Castelritaglia. Di Castelritaglia. Io vedo delle... sportivo Calisto. Ah, basta. Campo Calisto. Sportivo Calisto. Oh, qui vediamo delle persone note, come il signor Ferroni, che non poteva mancare, non sta il pallone che gira qui. E delle persone meno note, perché parliamo di una partita che era cominciata nel 73, più o meno. Intorno al 73. Oh, durante la festa che della Madonna della Bruna, che è il 6 di giugno. Quindi c'erano al di là e al di qua del ponte due squadre, più o meno. Non c'erano squadre, diciamo che era nata, come era stato deciso poi il di qua e il di là. Come? Diciamo che una persona aveva visto lo scorrere dell'acqua, quindi ha messo il naso verso lo scorrere dell'acqua e ha detto di qua zona farmacia, di là zona opposta. E poi diciamo determinate persone si è giocata questa partita senza la scusa o lo scopo del risultato, ma solamente la goliardia per poter poi arrivare a tarda sera per poter mandarla
vino, salsicce e pasta asciutta. Tarallucci e vino. E no? Tarallucci e vino. Allora, poi questa tradizione si è perduta, ma 3 anni fa l'avete ripresa. L'abbiamo. Giusto? Sì. Fino a qui avevo studiato bene. Sì, fino a qui è ci siamo. Benissimo. Però quindi... mettete dentro, se no ti bagni, sì, mi sa. Vai, poi invece che succede? Che a me mi telefona un certo Gianluca Bibbiani. Grande musicista, no? Però hai pensato a fare un concerto, invece no. Un tutto fare. Sì, allora, praticamente 3 anni fa abbiamo pensato, io e Gianluca, di rispolverare questa partita qua. Quindi abbiamo iniziato a contattare i meno giovani del paese che avevano partecipato alle vecchie edizioni di questa partita. E abbiamo riscoperto un forte entusiasmo che era in letargo da tantissimi anni. Certo. E quindi abbiamo fatto questa partita che ha avuto un bel successo sia a livello di pubblico e di critica anche di pubblico, sì, e anche di critica, perché poi la sera quando ci siamo riuniti tutti a cena gli sfottò ci sono, non, stati non sono mancati diversi, cioè. non sono mancati, sì. Bene, quindi sono, quando la facciamo questa? Allora la partita c'è il 9 giugno e il 9 giugno, ma la festa inizia il 7 di giugno con un torneo di calcio tennis e anche fantacalcio, perché quest'anno alla partita abbiamo fatto anche un fantacalcio, un torneo di fantacalcio con, abbiamo fatto tutte le schede dei giocatori come fosse FIFA, e quindi ad ogni giocatore è stata data una valutazione tecnica e anche una descrizione più o meno, che è uno sfottò. Giocatori se vuoi, però, cioè, non sì, giocatori, no, giocatori. Giocatori noi. Ah, ok. Ecco. Rischiamo la convocazione, allora, nazionale probabilmente. Questa è la scheda del presente Filippo Ferroni. Ferroni. Nato nel 20. Sì. Nel 120. Classe 60. Piede destro. Volerlo in campo è come vedere una vecchia Fiat 500 in strada. Per caso. Ecco, così, per caso. Okay. Ha sempre il suo fascino, ma anche una Panda 750 lo sorpassa. Ecco. Da apprezzare la passione, auto d'epoca. Poi c'è la valutazione tecnica, fase offensiva 30, difensiva 50, capacità tecnica 50, velocità 20, agilità 30 e randellate 30. Ecco. Ce l'abbiamo messe le randellate perché è importante. Perché qua c'è... Ah, sì? Dove giocavi, figli? Sì. In difesa? Ah, quindi c'è vecchio ruolo di libero. Ah, ecco. Menai staccato. Forte. Sì. Quando già arrivi con le buone, ci stanno sempre le cattive. Ho capito. C'è qualche personaggio che come randellate c'ha 99 più come votazione. Certo, quindi bene, insomma, quindi diciamo che poi ci divertiremo. Qualche morto ci sta, insomma, a fine d'anno. Speriamo di no. Morti nel senso figurato, qualche acciaccato. Vi potrei raccontare un aneddoto? Sì, se, diciamo, perché siccome qui abbiamo uno dei calciatori rappresentativi più anziani. Ma chi non lo conosce? Io c'avevo le figurine su. Giocavi col Padova, che poi no, diciamo, ha fatto nascere la Castellana, no? È stato uno degli attenti, sì, penso sia una cosa bella. È stato un pregio, perché per noi è stato un vanto la Castellana qui in questo paese. Ci giocava Marcucci all'epoca. All'epoca ci giocava anche Marcucci, ma abbiamo fatto 7 anni di eccellenza, 15 anni la promozione, la prima categoria. Settore giovanile, allievi regionali, giovanissimi regionali. Sì, però l'aneddoto qual è? L'aneddoto è che io 35 anni fa circa ho arbitrato, ho avuto la fortuna, 22-23 anni, di arbitrare questo ragazzo e tanti suoi coetanei che probabilmente qualche dono purtroppo neanche c'è più. Tu come facevi a arbitrare lui? Perché io avevo 20 non potevo giocare. Anni, non potevo giocare perché ovviamente ero un giocatore della Castellana e mi fecero arbitrare questa partita e ricordo che questa partita finì 1-1. Ma fino a 3 minuti dalla fine vinceva di qua del ponte dove io... Ah, ma sempre abitavo. Di quelle partite parliamo. Parliamo delle partite di qua... No. Sempre di qua del ponte. E a 3 minuti dal termine do sto calcio di rigore a quelli di là del ponte per poterli far pareggiare in modo che comunque... Certo. Ma non c'era il rigore. La sera scorreva meglio. Me lo sono quasi inventato. Ecco. T'hanno licciato. Ho subito per qualche giorno... Non c'era il VAR, minacce molto serie. Comunque poi è andato a finire tutto veramente a... Sei sopravvissuto. Sono sopravvissuto e ecco. Poi alla fine... Ma lui come si chiama? Lui Giuseppe? No, Remo. Remo. Tu a che giocavi all'epoca quando stai in Padova? Ma
Mi hanno colpato, ho giocato con la Marconi, quando giocava la Marconi lì dietro a Spoleto. Io ho 84 anni, non è cocione uno, amico mio, dopo giorno congiamo per fare sta Castellana, sì. Giù a Castelritardo tutti i ragazzi e da lì è venuto fuori, ma io quando si giocava là, dove sta il palazzo, c'era un campo sportivo lì. Giocavamo lì, dopo qui è fatto questo, dopo sono arrivati. Cioè, quelli seri, quelli. Quei insomma. Seri, noi, no, ma tu che giocavi però? Davanti, dietro? A terzino, con me non ce ne stavano. Io correvo sul serio. Il rigore ha fatto lui. No. Non mi ricordo, sono passati tanti anni. Ma in aria almeno, sì, il fallo era dentro l'aria, almeno quello. Non sono così convinto neanche. Però doveva finire 1-1 per poi cercare di. Però 1-1, quindi è combattuto. Sempre combattuto, no? Poi c'è il libero. Che era Marcucci. Conosco una certa Camilla, mia figlia, giocatrice anche lei di calcio. Di calcio? Sì. Diciamo che ecco, lui è il portiere. È una rarità, perché qui è una rarità. Due portieri, certo. Quindi devo giocare fino a 80 quello che non anni. Sa fare buttare una porta. Lei non è così, però. Io dall'epoca ma giocavo insieme a Filippo? No, sono un pochetto più giovane io. Non volevo offendere nessuno. Adesso sono rivali, eh. Aia, di qua del ponte. È là e Filippo di qua e lui è del là. Senti, ti ritiriamo le fila. La festa comincia? Allora, comincia venerdì 7 giugno con il torneo di calcio tennis e di fantacalcio. Poi sabato 8 c'è giochi qua nel campo sportivo per i ragazzi nel pomeriggio, poi c'è lo street food in piazza La Bruna e il concerto della Blue Band. E domenica 9 c'è la partita, c'è anche la partita femminile di De Qua, dove gioca Camilla. Du Ponte, dove gioca anche Camilla. Camilla, tradimento, è quella che ti sta lì da una parte. Vieni. Non gioca niente. Vieni Camilla. Dove gioca a pallone. Scusa, se non ci perdiamo. C'è anche quindi il calcio femminile del qua della Du Ponte alle ore 16 qua al campo sportivo della Bruna e alle 17 a seguire c'è il campo degli la partita degli uomini. E gli poi uomini è quella di cui abbiamo parlato. Sì, quella abbiamo parlato per questa sera. Cru. Poi per finire in bellezza tutti a cena in piazza. E poi c'è lo spettacolo, c'è sempre lo street food e c'è anche lo spettacolo del prestigiatore Paris. Direttamente allora. Da Italians Ghost Talent. Quindi quest'anno ci siamo. Italia sgozzata, no? Sgozzata, esatto, uguale. Italia sgozzata. Quest'anno ci siamo superati. Veramente, ci siamo. Troppa roba. Speriamo allora, che il tempo ci assista. Penso di sì, no? Che dovrebbe migliorare tra fine settimana. Speriamo. 200-300 settimane. Bene, allora che vi faccio? In bocca al lupo, vinca il peggiore. Siamo tutti invitati, se avete tempo anche voi. Noi proprio non ci muoviamo neanche da qui. Non ci muoviamo tanto. Va bene? Potete anche venire a vederla, se vi fa piacere. Se ci abbiamo un momentaccio veniamo qui con due risate. Poi c'è un problema, che purtroppo voi due siete interisti. E siamo sopravvissuti anche ieri sera, per cui anche ieri sera. Per poco va fedato anche il gallo e quindi va bene. In bocca al lupo e buona festa, si dice, non grazie, è portato. Grazie. Farmacia Scoccianti, oltre il farmaco c'è di più. Farmacia Scoccianti, i virus hanno le ore contate. Dal 1964 Carrozzeria Piacenti, 2400 metri quadrati di officina, 20 baie di lavoro, cabine di verniciatura di ultima generazione. Da Piacenti, inoltre, riparazioni scocche in alluminio grazie al personale appositamente formato e a un'area di lavoro dedicata. Carrozzeria Piacenti. Questione di stile. Al centro del colore, con i consigli di Novella, la casa diventa più bella.
L'intimo di qualità lo trovi al negozietto. Grandi marche, uomo, donna e bambino, giovane e classico, da 0 a 99 anni. Pompea, Filodoro, Coveri, Levante, Golden Lady e tante altre. Passa parola, passa al negozietto, via Cerquiglia 3. Centro estetico Beauty Comfort. Trattamenti personalizzati viso e corpo. Tatuaggi. Cura e design delle unghie. Trucco semipermanente. Prodotti professionali per la bellezza e il benessere. Beauty Comfort. Con noi accenderai il tuo fascino. Publi2M Pubblicità. Insegne, stampa digitale piccolo e grande formato. Manifesti, serigrafia, ricamo, studio grafico, abbigliamento da lavoro, coppe e trofei, decorazione automezzi, cartellonistica, tende da sole e da interno, incisione laser su gadget in metallo. E da oggi, lavorazioni laser su plexiglass di qualsiasi formato. Publi2M Pubblicità. Se puoi pensarlo, puoi farlo. Ristorante 900, Casual Restaurant. 900 è diventato grande. Più spazio, più amici, ma lo stesso calore di sempre. Novecento, sei a casa. Punto Gomme, di Massimo e Moreno Liberali. La sicurezza è importante, affidati a dei professionisti. I consigli di Massimo e Moreno nei locali completamente rinnovati. Punto Gomme Liberali, obiettivo sicurezza. Muoviti e cambia il mondo, e questo è un po' il mio slogan, e anche quello di provare a sentire il proprio corpo. Tramite quello riusciamo a percepire quello di cui abbiamo bisogno. Agricentro La Luna Buona, il nuovo negozio di prodotti per agricoltura e giardinaggio. Mangimi, apicoltura, pellet, alimenti per cane e gatto. La Luna Buona. Naturalmente con te. L'arte di Gasperini Arte. Le cornici di Gasperini Arte. I poster di Gasperini Arte. I dipinti di Gasperini Arte. Gasperini Arte, una vera galleria. Gasperini Arte, salviamo l'artigianato italiano. SICAF. Traslochi, raccolta rifiuti, smaltimento amianto e noleggio attrezzature, disinfestazioni di aree pubbliche e private. SICAF, da 30 anni al vostro servizio. Abbiamo fatto l'altra settimana l'intervista al regista e a Serafino, lo spazzante, lo scapadores della performance, Un Terno a Monterone, un successone strepitoso. Noi vi facciamo vedere alcuni pezzi presi così dalle persone che erano presenti in sala, però così che ci danno un po' un'idea di qualche piccola scenetta che chi c'è stato ha potuto godere, chi non c'è stato lo farà attraverso il nostro mezzo televisivo di informazione mediatico. Qualche pillola di Un Terno a Monterone. Io venivo un lavoro insurgente, mi sono alzato presto stamattina per l'abbraccolo fresco. Io per adesso ho finito, dopo la processione ci devo passare. Speriamo che queste femmine non buttano gli ottanti fiori. Ti viene a fare schifo? No, no, grazie, ma ho detto che ce l'ho fatta. A proposito, ma me l'hai saltata più la maniglia su un catenaccio dopo col giro mio, eh? Non ci ho pensato a mia pazienza, ma te sei in urgenza? Oddio, i soldi non mi possono pregare perché non ce l'ho. A moglie non me la possono portare via perché fa più reclitare. Però, dai, fammi un tempo, dai, fammi un tempo. Domani te la salto, eh? Non puoi non sapere, non mi sa, gloria, ma non sei.
Eccoci qui, siamo ancora tornati sulla Cortaccionese, non sappiamo se si chiama così, però è la strada che collega la caserma dei pompieri, e salutiamo sempre i nostri amici pompieri che si fanno un mazzo tanto per il bene della città, e collega, diciamo, la caserma dei pompieri con Cortaccione, e ancora una volta sono arrivate le proteste dei passanti, diciamo così, che stanno qui nella... che passano in questa strada, scusate, ma c'è una macchina che mi stava sorpassando, per quello stato che vedete voi. Ecco, vedete perfettamente che c'è un lato strada che è totalmente lasciato allo stato brado. Quindi che cosa succede? Che le fresche frasche cominciano a invadere la corsia, costringendo le macchine a centrarsi, quindi col rischio delle solite specchiettate. E poi ci diceva appunto soprattutto una delle persone che ci ha contattato, c'è il discorso dei fossetti che noi abbiamo fatto vedere tempo addietro, che sono fossetti che non vengono ripuliti, e quindi quando piove molto, questi giorni sta piovendo molto, ma forse non è inverno, insomma, anche se lo sembra, e comunque quando c'è proprio tanta pioggia, questi fossetti si riempiono e l'acqua quindi si riversa sulla strada. Quindi diciamo, questo qui è lo stato di questa... Se non lo centri di questi è meglio, perché... Ah, di questi tombini. Lo so, Giovanni, che non posso andare al di là della corsia, Giovanni, no? Dai. Ecco qua, no, l'ho beccato lo stesso. Ecco, sono i tombini che stombinano. Ecco, come vedete, diciamo che ecco, in questo lato... momento qui poi è particolarmente evidente dal fatto che vedete che la siepe, insomma, è arrivata proprio a invadere la corsia. Qui, cioè, forse anticamente c'era un fossetto per far defluire le acque, che è stato completamente inglobato dalle fresche frasche. Allora, ecco, noi lo rifacciamo vedere ancora una volta, è credo il secondo, terzo, quarto. Minimo tre servizi, per far vedere che comunque quando voi ci chiamate noi arriviamo. Però ecco, adesso con tutta la buona volontà non è che possiamo metterci qui Giovanni col decespugliatore o la dragatura. Ecco, vedete che è pieno d'acqua, l'avete visto? L'hai visto, Giovanni? No. Pieno d'acqua, il cosetto, vai, passa. Ecco, le macchine non capiscono perché stiamo andando così piano, ma noi sì. E vedete che insomma è una situazione piuttosto complicata, ripeto, per noi che ci passiamo raramente. Ecco qua l'acqua, vedete? Quindi vedete che qui che è stato in effetti dragato non si riesce. Vediamo un po', guarda un po', tutto in diretta così, guarda un po' che puoi fare, guarda un po' che puoi vedere. Eccola qua. Quindi vedete, questi fossetti che qui funzionano perché sono stati ripuliti, sopra invece sono completamente ostruiti dalle foglie, da quant'altro, e quindi l'acqua ributta fuori verso la sede stradale. Ecco qui, allora noi adesso abbiamo capito che al comune di Spoleto c'è
un assessore all'ambiente, all'urbanistica, alle frazioni addirittura, che la signora Anna Rita, no scusate, Maria Rita Zengoni, una nostra amica di vecchia data, e quindi ci rivolgiamo a lei direttamente per poter intervenire, fare qualcosa. È vero che ci hanno anche detto che certe manutenzioni dovrebbero essere fatte da chi è, come si chiamano, i vicinali, quelli che hanno il terreno sulla parte che sborda sulla strada. Però insomma, se ci fosse un intervento da parte dell'autorità che obbligasse queste persone a farlo, insomma qualcosa andrebbe meglio. Ecco, noi l'abbiamo fatto, intanto siamo arrivati qui a Cortaccione Center e ci rigiriamo e stacchiamo la spina di questo servizio che per l'ennesima volta porta alla luce della ribalta della nostra grande e amatissima Spoleto, la strada che collega Cortaccione alla città di Spoleto. Siamo qui al palazzetto vecchio, storico palazzetto, storica, con Leonardo. Allora, siamo entrati nel vivo del torneo dei bar, giusto? 28esima edizione. Sì. Che succederà quindi questo weekend? Allora, il primo weekend già è trascorso, abbiamo già bene o male decretato i bar potenziali vincitori, ma il clou arriva, scusate poca voce, il prossimo weekend a partire da giovedì, che è il 30 maggio, giovedì 30, dalle 18, dalle 6 vi aspettiamo, fino alla domenica, rush finale. Rush finale, non diciamo i nomi dei bar che sono tanti. Sono tanti, non ci scorderemo. Grande edizione questa. Grande edizione, già le prime tre giornate è stato full, sembrava la finale, quindi ci divertiamo, stiamo insieme, soprattutto ai fini del ricordo dello sport e di Corrado Spada, è importantissimo, esatto. Non mancate. Perfetto, grazie Leonardo. La voce anche Andrea, ovviamente membro dello staff, grazie. Non parlare, no, io vi ringrazio, faccio soltanto presenza. Fai a meno presenza. Va bene, bravi, perché vi aspettiamo, questa voglia di fare la passione, la passione te porta a uno. Tu giocavi, sì. Giocavo un anno, fino a un anno fa, infatti si vede, eh. Aspettiamo giovedì, ciao a tutti. A posto, la senti, la caldaia è aggiustata. Perfetto, quanto ti devo? 422 canzoni. Ah. Vabbè, se, euro. Si può fare. Senti, se io ti dico la canzone no, però tu fai un repertorio classico. Sì. Però le canzoni ce l'ho anch'io, nel cuore, ecco. Certo. Una? La più del cuore, la più? Vabbè, io vado un po' a periodi, comunque Radiohead, Let Down, mi pare si intitoli. Okay, non ti posso aiutare perché non me la ricordo. Come sì. Fa? Non me la ricordo nemmeno io. Mannaggia, per un microsecondo stai per cascare. No. Senti, invece una cosa più italiana? Una cosa italiana? Oh, mamma mia. Mamma mia? No. De André, va bene. Amore che viene, amore che va. Dai, quella è spettacolare. Inizia da sola. No. Mi ricordo, posso iniziare anche da fare troppo basso e poi non mi ricordo no, prima no, parola. No. Tu la sai prima parola? No, non mi fare cantare, dai. Ma taglia brutto, no, dai. Vieni qua. No. Vieni qua. Finiamo qui allora la puntata sperando che nella prossima tu canterai. No, vabbè. La speranza è l'ultima a morire. Brava, quindi... bravissima. Vabbè, magari venite a un concerto dove canto. Lì il concerto è facile. Tu conosci Vincenzo Mollica? È il giornalista della Rai che fa sempre cantare a tutti, sì. Va lì nelle rovie. Perché a me non mi canta mai nessuno? Non lo so cioè, forse metti paura tu. Ok, ti ringrazio. E su questo dubbio, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.